Carissimi amici sportivi, eccoci qui per i giovanissimi al campo sportivo di San Carlo, è Gino Magnisio che vi parla. Oggi è 20 di febbraio 2014, i ragazzi sono appena entrati in campo con l'arbitro, ecco il saluto. Oggi sono qui in veste anche di Artemisium Web per riprendere la partita dei giovanissimi. Siamo nella nona giornata di questo campionato FIGC avellinese e sulla destra che vedete scorrere i ragazzi della Virtus Academy di Sant'Agata di Puglia con l'allenatore Sciarappa, e sulla sinistra andiamo a riprendere i ragazzi con il completino rosso della Baronia. Oggi in casa gioca la Virtus contro la squadra del Baronia e in questo momento ci daranno anche la lista dei ragazzi, della squadra, dei giocatori che io tra poco vi detterò. Grazie. Vedete l'arbitro in campo al centro con i giocatori per assegnare il campo. Giornata un po' fresca, siamo sui 12 gradi, sole assente. Vi ricordo che le partite dei giovanissimi sono di 35 minuti ogni tempo. Tra poco inizia, siamo con un leggero ritardo. Tra poco il fischio d'inizio. Giovanni Vivolo lo vediamo in fondo come segnalinea. Nonostante non ci sia il sole, però c'è una bella luce, riusciamo a riprendere la partita. Vediamo in fondo l'arbitro che sta controllando le reti. E quindi dicevamo che questo campionato FIGC avellinese oggi riporta la nona giornata per quanto riguarda le partite per i giovanissimi. La Virtus Academy incontra il Baronia, sulla nostra destra è la squadra dell'Academy, della Virtus. Ecco, fischio d'inizio per l'arbitro. Ed è la nona giornata, appunto, è la seconda di ritorno di questo campionato ed oggi siamo qui per dare lustro anche a questi giovanissimi, sono ragazzi del 99-2000, allenati dal bravissimo Sciarappa. E per la nostra ospitalità andiamo a elencare per primo la squadra. Ecco, vedete il primo lancio, il primo attacco in avanti della Virtus viene fermato dal difensore. Per quanto riguarda, dicevo, elenchiamo prima i nomi del Baronia per un senso di ospitalità, e abbiamo Pizzullo, Pagliarulo, Pischio, Zotti, Gesa, Montalbetti, Bardaro, Coppola, Netti, Cuoco. Ecco un attimo, questo è il primo calcio d'angolo che viene battuto dalla Virtus, è pericolo, il primo pericolo per la squadra avversaria. E poi abbiamo la panchina, continuiamo per Fischetti, Flammia, Corlito, Travisano, Pizzullo, Andreottola. Questa è la squadra che riguarda il Baronia. Assistente dell'arbitro è Pizzullo Rosario, allenatore Coppola Gerardo. Andiamo invece a nominare la squadra di casa, la squadra nostra della Virtus Academy, e abbiamo dal numero 1 Chigorno, Juspa, Sciarrillo, Popolo.
come vedete qui stanno giocando abbastanza bene i ragazzi, sembrano tutte e due le squadre molto equilibrate. Continuando comunque, eravamo arrivati a Popolo, il numero 5 poi c'è Romano Vottiero, è il capitano della squadra della Virtus, Rossi, De Rosa, De Paulis, Colicchio, Donofrio. In panchina abbiamo invece col numero 13 Capano, Iacullo, Martignetti, Maruotti e Locuccio. Allenatore, come abbiamo detto, Sciarappa. Questa è la squadra della Virtus Academy qui a Sant'Agata di Puglia. Stanno attaccando in questo momento i ragazzi della Virtus, sputano fuori la palla dall'aria i ragazzi del Baronia. La partita viene giocata al centro della settimana, oggi è giovedì 20 febbraio 2014. Speriamo che non scenda la pioggia. Tocca la palla, adesso viene tenuta al centrocampo. Si difende bene la Virtus e adesso lancia in avanti il numero 10 Colicchio e poi butta fuori il numero 2 del Baronia. Ricordo che per il Baronia il capitano è Netti e il vice capitano Cuoco. Ed è calcio d'angolo per la Virtus. Butta fuori la palla il difensore. Ancora ci riprovano, forte il tiro, bellissimo tiro, avete visto, in porta del numero 8 De Rosa, e attacca adesso il contropiede della Baronia. Pericolo veramente adesso per vista brutta il portiere del Baronia. E rubano subito palla i ragazzi della Virtus in attacco, adesso è la Virtus Academy. Ed era il numero 18 De Paulis, calcio d'angolo a favore della Virtus, e il numero 10 che va a battere il calcio d'angolo, Colicchio. Ecco battuto il calcio d'angolo a centro e la palla va fuori, contropiede, attenzione del Baronia, e viene fermato subito al centrocampo, la palla ritorna al portiere del Baronia. E rubano subito palla i ragazzi della Virtus in attacco, adesso è la Virtus Academy. Ed era il numero 18 De Paulis, calcio d'angolo a favore della Virtus, e il numero 10 che va a battere il calcio d'angolo, Colicchio. Ecco battuto il calcio d'angolo a centro e la palla va fuori, contropiede, attenzione del Baronia, e viene fermato subito al centrocampo, la palla ritorna al portiere del Baronia. Attenzione, pericolo adesso nella porta, ed ecco, è uscito il gol, è il gol del Baronia, il numero 7. Ha segnato il primo gol, quindi 1-0 Baronia contro la Virtus. C'è stato un attimo di esitazione, avete visto, il portiere non è uscito
Probabilmente è rimasto in porta proprio perché aspettava che i suoi difensori si facessero avanti. Purtroppo c'è stato un po' di indecisione, devo dire, da parte della difesa, e hanno approfittato con un tiro tra l'altro molto debole. Comunque la palla è andata in porta tranquillamente nell'angolo destro di Chigorno, e quindi 1-0, Baronia vince al 10° minuto del primo tempo. Domenica, alza, alza, devi stare, non andare in porta! Ancora attacco del Baronia, sono in area, la palla va fuori. E da quest'altra parte adesso contropiede della Virtus, non riesce De Paulis a prendere palla e va fuori. Ancora cercano di lanciare in avanti a De Paulis della Virtus, giocatore dell'Academy, della Baronia, scusate, era in fuorigioco, fischia l'arbitro. De Paulis, vedo che è l'unico in attacco della Virtus, viene afferrato, non fischia l'arbitro, si continua il gioco. Ancora ci provano i ragazzi della Virtus, si difende bene il Baronia. Colicchio che va in aiuto a De Paulis, c'è un cambio per il Baronia. Sciarrillo, numero 3 dell'Academy, che passa la palla a De Paulis ma sfuma l'azione. Lancio del portiere del Baronia. E prova il tiro Colicchio, ma la palla arriva tranquilla tra le braccia del portiere del Baronia. E il tiro ed è gol! Ed è gol, va in pareggio la Virtus Academy. Ed ha segnato per la Virtus il numero 8 De Rosa. Un bel gol, la caparbia della Virtus ha premiato ed è 1-1. Al 23° minuto del primo tempo. Qualche goccia d'acqua, speriamo non aumenti questa pioggia, altrimenti dobbiamo interrompere la punizione battuta
del Baronia, la palla va fuori, calcio d'angolo. Il capitano. Preste le marcature, oh! Guardate il testa solo lì! Oh, 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 e batte il calcio d'angolo. Eccola! Uscita questa volta di Chigorno, il portiere abbraccia la palla. E la lancia adesso al centro del campo. Inizia a piovere. Ancora De Rosa, vedete che lancia in avanti, non passa la palla, la riprende poi. Il numero 7 Rossi. De Sciarrillo di testa. E poi Bottiero, il capitano, che lancia la palla verso i suoi ragazzi d'attacco. Adesso la palla è al centro del campo. Ancora Virtus Academy che insiste. Colì che poi alla fine spolvera la palla. È sempre De Rosa, l'autore del gol di poco fa. Ancora da questa parte il Baronia, prova il tiro, non ha problemi il portiere Chigorno a bloccare la palla. Il lancio in avanti, bellissimo, e ci prova ma sbaglia, disturbato De Paolis, sbaglia il tiro e sciupa questa azione, questa possibilità. Ci prova ancora adesso il Baronia da questo lato, perde palla il numero 5. Un altro calcio d'angolo a 10 minuti dalla fine del primo tempo, batte il Baronia in questo momento il numero 5. De Sciarrillo che butta fuori la palla, poi De Paolis, numero 18, lancia sulla destra. Una bella azione, applausi qui dagli spalti. Cambia gioco! Vi ricordo che siamo alla nona giornata di questo campionato FIGC Avellinese e dà una punizione l'arbitro vicino alla linea dell'area avversaria, una punizione forse un po' pericolosa a 8 minuti dalla fine del primo tempo e adesso piove un po' di più. Diamo la distanza dalla porta. Donofrio sulla palla, il numero 11, ed è lui che batte direttamente in porta, bel tiro ma piano tra le braccia del portiere. Ancora vedete il Baronia adesso che attacca. Avevamo detto all'inizio sembravano due squadre equilibrate e poi così è stato perché adesso sono sull'1-1 e mancano 8 minuti alla fine del primo tempo. Lancio in avanti della Virtus, ancora insistono i ragazzi bianco-blu. Ancora De Paolis che corre adesso sulla fascia destra e perde palla. E fischia l'arbitro in questo momento la fine del primo tempo.
Finisce quindi questo primo tempo con 1-1 in pareggio, il primo gol del Baronia, il secondo della Virtus, e ci vediamo tra poco sperando che la pioggia non peggiori la situazione. Inizia qui questo secondo tempo, vi ricordo che siamo al campo di San Carlo, oggi è 20 febbraio 2014, le squadre in campo sono quella di casa, la Virtus Academy. Siamo in un campionato dei giovanissimi, campionato FIGC Avellinese. Il primo tempo è finito sul pareggio di 1-1 e la Virtus in casa che incontra il Baronia. I primi a segnare è stata appunto la squadra ospite, il Baronia, che vedete in completino rosso. E invece poi dopo c'è stato il pareggio e quindi della Virtus e quindi è finito 1-1. Il primo tempo, vi ricordo che i tempi qui per le squadre giovanissimi sono di 35 minuti, è la nona giornata, è la seconda di ritorno, e Gino Magnizio e l'Artemisium Web TV oggi è di giovedì qui per appunto per riprendere la partita dei giovanissimi e dare lustro anche a questi ragazzi che hanno questa passione. Una partita, abbiamo visto, molto molto tranquilla. Ho visto un tifo anche qui in tribuna da parte di alcuni ragazzi della stessa età che sono venuti a tifare la squadra della Virtus, soprattutto, che gioca in casa. E vi ricordo che le squadre che vi ho già elencato, i nomi dei ragazzi, diciamo, delle squadre che vi ho elencato, vi ricordo almeno per quanto riguarda i portieri, abbiamo da questa parte il portiere del Baronia ed è Picciulo Domenico, da quest'altra parte Chigorno per quanto è il portiere della Virtus Academy. Allenatori per quanto riguarda la Baronia è Coppola Gerardo, invece per la Virtus è Sciarappa. Attacca in questo momento il Baronia, fuori in area, attenzione, pericolo per la Virtus, Chigorno non esce neanche questa volta. C'è stato un contrasto tra il numero 2 Juspa della Virtus e il numero 5 Gesa Giuseppe Rocco del Baronia. Infatti punizione, viene battuta appunto da Gesa, lancia al centro la palla e nessuno va a fermare la palla, disattenzione molto 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 grave, e il tiro di Gesa va a finire direttamente in porta, dove nessuno si preoccupa di fermare la palla o di uscire, neanche il portiere, e quindi segna subito all'inizio, ai primi 5 minuti del secondo tempo, Gesa Giuseppe Rocco, il numero 5 del Baronia, ed è 2-1. Palla al centro, si ricomincia ed è iniziato praticamente il secondo tempo identico al primo, cioè il primo gol che viene fatto dal Baronia e poi dovrà comunque difendersi e andare in pareggio se ci riesce questa volta la Virtus Academy. Mm-hmm.
dovrà incitare i suoi, l'allenatore Ciarrillo, per andare in pareggio anche in questo secondo tempo. E adesso attacca la Virtus, è sempre De Rosa che lancia in avanti, e Gesa, e poi il numero 11 Donofrio, Popolo, Zotti, lancia in avanti Zotti, e poi esce Chigorn, il portiere, fortunatamente. Ricomincia a piovere leggermente. Noi siamo ancora qui sotto la piccola pioggia per riprendere questi ragazzi e diamo spazio anche ai giovanissimi. Il numero 8 De Rosa viene fermato questa volta dalla difesa del Baronia. Sostituzione, esce il numero 11 Donofrio ed entra il numero 14. Marco, è uscito il 10, ragazzi. Grazie ragazzi, mi stanno dicendo che era il numero 10. Sì, avete ragione, grazie ragazzi, il numero 10 Colicchio è uscito ed è entrato il numero 14 Iacullo. Pallo laterale battuto, poi esce fuori la palla, ed è Pagliarulo che lancia in avanti, ma poi si difende bene la difesa della Virtus Academy. Ancora Pagliarulo, lancia al centro la palla, poi il numero 6 Montalbetti, numero 4 spolvera Popolo in avanti, e cercano, come vedete, i ragazzi della Virtus di riprendere in mano la situazione. Continua a piovere. E lancio su Gesa. Gesa che poi viene fermato, su di lui è il numero 2 Juspa, accanito sul numero 5, la palla va fuori e l'arbitro dà il fallo laterale a favore della Virtus. Juspa che batte, ha dato il fallo laterale, appunto. Dai Nico che sei più veloce, può! Due su di lui, su De Paulis, fischiato l'arbitro, quindi punizione a favore della Virtus. E il numero 8 De Rosa, incaricato della battuta, lancia la palla, vedete, al centro, attenzione, e butta fuori la palla il difensore del Baronia. Difende bene Bottiero, il capitano della Virtus. Ancora la Virtus a centrocampo che lancia in avanti e difende bene questa volta il Baronia.